Questo è un corso di scultura con motosega e non solo, si chiama Taglio e Intaglio e tende a coinvolgere giovani della regione, i talenti della regione che abbiano voglia di cimentarsi con un'arte particolarmente difficile che è quella di creare da un tronco un'opera d'arte. Abbiamo iniziato la giornata conoscendoci, presentandoci e preparando ciascuno un bozzetto in argilla, quello che tendenzialmente ciascuno di noi avrebbe voluto diventasse il totem. Abbiamo fatto una selezione, ne abbiamo scelti alcuni che via via verremo a tagliare in questi legni che abbiamo piantato qui nel giardino della Casa degli Artisti. Ho un laboratorio di arti applicate a Chieti e quanto Antonio mi ha coinvolto in questa esperienza ho colto con entusiasmo perché anche noi dalle nostre parti cerchiamo di portare l'arte in mezzo alla gente, fra la gente alla luce del sole. Questa esperienza, come possiamo vedere, i suoni che sentiamo parte tutto da un'idea di Antonio di quella di fare una sbozzatura, una prima grande sbozzatura con la motosega. Da questo punto di vista io non ero un esperto e quindi ho accolto questa esperienza per poi passare a rifinire con sgorbie, con metodi classici. Devo dire che tutto sta andando nel migliore dei modi, ci sono giovani con grande interesse. C'è stato affrontare la paura iniziale di uno strumento particolare come la motosega, però felicemente superata. Mi piacerebbe molto che fosse anche esportata questa situazione, visto che ha funzionato e sta funzionando, c'è una grande emozione dietro. Vedere un'opera che da bozzetto via via cresce, credo che per tutti sia un momento della creazione. Se fosse possibile esportarla, a cominciare dalla Casa delle Arti, a Chieti, sarebbe veramente qualcosa di meraviglioso. Ce la faremo sicuramente. Certo.